Ciao ragazzi e ciao ragazze, oggi video review sulla palettina di The Color Workshop, questa qui. Scusate. Allora, dunque sono, non c'è scritto però, comunque la palettina è, il packaging è molto carino perché c'è scritto The Color Workshop, TCW, ci sono degli oblò dove fanno vedere i colori. È una palettina da 5 colori, si apre in questo modo, c'è il pennellino che per i miei gusti è inutilizzabile per me. Allora, ci sono, e poi si apre così, praticamente è una palettina che si apre nella sua totalità. Dunque, grammi non ci sono scritti, però è una palettina che ha scadenza 12 mesi. Dunque, poi c'ha uno specchio così, quindi qua potete mettermi quello che volete, e qui c'è un bello specchio abbastanza grande, sì, e nella tutta la sua lunghezza della palette. Allora, dopo si chiude molto facilmente così. Allora, cosa posso dirvi dunque? È una palette con tutti gli ombrettini azzurri, quindi va dall'azzurro più scuro all'azzurro più chiaro e c'è anche un bianco. Se metto la mano davanti magari non vedete. C'è anche il bianco, quindi parte dal bianco, azzurro, all'azzurro più chiaro, dall'azzurro più scuro, che sembra quasi un verdone. Dunque, sono tre, anzi no, quattro shimmer e uno matte. L'unico matte è questo qui. Non sono molto scriventi, anzi, il bianco è l'unico scrivente. Come potete vedere, non hanno. Questo è scrivente, questo è non scrivente, questo, vedete come sono belli scriventi. Dunque, su 5 ombretti, 3 sono scriventi. Cosa posso dirvi? A me non piace, cioè il costo non è poi moltissimo, 2 euro. Come potete vedere, l'unico scrivente che si vede abbastanza è questo qui verdone, e gli altri mica tanto. Allora, sulle palpebre non scrive per niente, neanche se lo bagnate. Sì, per il costo che ha è carina perché è, si può dire, piccolina, quando è come la mia mano, sta in una borsetta, è rigida, va bene per viaggiare, solo che ha, vi ripeto, costa 1,99 euro, diciamo 2 euro, e io l'ho presa alla Queen, no, al, non al Queen, scusate, al Lupin, sì, al Lupin. Ne ho due, un'altra. Io non ve la consiglio perché non è scrivente, sia asciutta che bagnata non scrive, e per il costo che ha è inutile comprarla. Cioè, se non volete spendere 2 euro. È un po' polverosa, gli ombretti sono polverosi, però è molto carina perché voi vi appoggiate così e ve la mettete in questo modo. Aspettate, vediamo se, oh, insomma, si apre in tutta la sua interezza, e questa è la palette. Niente, io non vi ripeto, non ve la consiglio. Niente, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Niente, noi ci vediamo al prossimo, ciao.